i loro obiettivi di campionato sono altri, puntano direttamente alla Serie A, quindi c'era da soffrire, lo sapevamo, abbiamo anche sofferto, il primo tempo abbiamo fatto anche qualche buona occasione, mi riferisco a una in particolare con Massimo Coda, che se gli alza un po' più il pallonetto facciamo gol, però è chiaro abbiamo sofferto molto, loro hanno preso due pali, hanno creato diverse occasioni da gol, sapevamo che era una gara difficile, quello che mi ha fatto piacere, insomma, che questa squadra fino a che non sente i tre fischi dell'arbitro, anche in pieno recupero, tenta sempre di recuperare la situazione. Salernitana che ha cambiato ancora, spartito tattico per defezioni, per scelte tecniche e che è arrivata in Piemonte in cerottata e ancora peggio si è trovata durante la partita. Sì, c'è stato Tuia che da Cosa? solo, non si sa, c'è da valutare, ha sentito una fitta dietro, da valutare. Non so, adesso domani faranno gli esami strumentali, vediamo quello, speriamo che non sia niente di grave. Poi c'è Bernardini, insomma, che ha avuto questa espulsione, a mio avviso troppo severa, perché conoscendo Bernardini, che è un ragazzo per bene, sicuramente non ha detto niente di così grave da poter essere allontanato dal campo. Quindi, insomma, ci sono tanti problemi, però noi, insomma, cerchiamo adesso in settimana di compattarci e vedere chi sono i più idonei per fare domenica una grande partita contro il Latina, che è una gara fondamentale per noi. Mister, non si può più sbagliare. Sì, non si può più sbagliare, lo sapevamo, adesso ci sono dei confronti diretti, dobbiamo, questi confronti diretti su 7 dobbiamo vincere 4 o 5, perché altrimenti diventa difficilissimo raggiungere la salvezza. Perché non gatto prima o addirittura cambiare atteggiamento tattico quando si stava soffrendo e tanto con Novara? Perché ci sono stati degli episodi di infortuni, Tuia l'abbiamo dovuto cambiare subito, dopo c'è stato il problema di Ronaldo? Perché hai cambiato Ronaldo no, ho dopo Tuia? cambiato Ronaldo perché era ammonito e ho messo Moro avanti alla difesa, lì stavamo ancora in parità numerica e quindi ci stava questo. Poi la terza sostituzione con Moro, che sabato non si è allenato perché aveva un problema, c'era da stare attenti, con Bovo che aveva preso questa botta, non si sapeva se ce la faceva o meno, quando poi Bovo non ce l'ha fatta più, a quel punto abbiamo messo gatto. Il problema è che l'avessi fatto prima, magari levavo gatto, succedeva qualcosa a Moro, potevamo rimanere in 10, non ce lo potevamo permettere. La terza sostituzione ci vuole sempre molta molta attenzione a farla. L'analisi che facevo, neanche 10 mesi fa su questo campo due squadre festeggiavano una bella manifestazione. Oggi il Novara sta volando con le marce alte e ha dimostrato tutto il suo valore. La Salernitana è mortificata dal penultimo in classifica, 300 tifosi al seguito che a un certo punto hanno gridato meritiamo di più. Sì, è vero, questa gente c'ha una passione incredibile, capisco il loro disappunto, ma ormai questa stagione è questa, c'è da soffrire fino alla fine, facciamolo tutti assieme cercando tutte quelle che sono le nostre possibilità e cercando di dare una soddisfazione, magari festeggiare assieme. L'ultima domenica, dobbiamo crederci tutti quanti, noi ci crediamo, la squadra ha dimostrato anche oggi che fino alla fine di non mollare mai, però sappiamo che è anche difficile perché il campionato è di qualità, ci abbiamo molti infortuni, però insomma adesso prendiamo questo punto importante che ci permette di muovere la classifica e poi per sabato vedremo qual è la soluzione migliore. Senza fare tabelle, ultima considerazione, Sì. quante chance e quanti punti servono? Ma servono punti, dobbiamo, io l'ho detto, in questi 7 confronti diretti che abbiamo, dobbiamo non perdere, appunto perché è un confronto diretto, e dobbiamo vincere almeno 4, se no diventa difficile. Poi c'è la partita di Cagliari, capito? E le altre tocca andare in casa e fuori a cercare di vincerle, perché se vogliamo rimontare, se no altrimenti, se ce la facciamo a vincere 4 e 3 pareggiarli. Poi, insomma, la penultima partita c'è il Cagliari fuori, vediamo quello che succede, ma è chiaro che è tutto maledettamente complicato.